Con una considerazione ultima, circa lo svuota carcere, lo voglio dire, anche in questa giornata si è parlato dello svuota carcere. Benissimo, noi abbiamo fatto una serie di interventi, i risultati quali sono? A fine anno avremo il pareggio tra posti e detenuti, avremo che la qualità di vita del detenuto è migliorata, avremo che il numero dei reati nei primi mesi di quest'anno, che doveva essere la conseguenza drammatica per cui voi invocavate e andavate contro questi provvedimenti, è scesa del 9%. Allora dobbiamo decidere una volta per tutti, ho finito. Noi di Area Popolare abbiamo deciso. Vogliamo scagliarci tra i giustizialisti o i garantisti? Concluda. Vogliamo scegliere tra barbarie o civiltà? Noi abbiamo scelto la civiltà. La ringrazio, deputato Marotta. E adesso chiede di intervenire il deputato Gianfranco Chiarelli. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ancora una volta un provvedimento così importante, un provvedimento che sinceramente presenta molte ombre e poche luci, Presidente. Nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto come gruppo di Forza Italia, questo provvedimento ha ancora una volta deluso ogni aspettativa di incisività, confermando peraltro quella vocazione che ormai il governo Renzi ha, in particolare in materia di giustizia, cioè quella di troncare un dibattito importante, un dibattito necessario, indispensabile su queste riforme così necessarie, peraltro, dico, per l'Italia. Ancora una volta diamo una delega in bianco, perché ormai è consuetudine ridurre il ruolo del Parlamento da parte di questo governo a un ruolo secondario, non consentendo un dibattito aperto su questioni così importanti, o quando vi è un dibattito a quel punto si mette la fiducia, cioè ormai o si dà la delega al governo perché decida se stesso quale deve essere il destino degli italiani, o al massimo si mette la fiducia non consentendo e strozzando appunto il dibattito parlamentare. Tutta l'azione di governo, Presidente, è stata caratterizzata con interventi tampone. Sembra più un provvedimento scritto a favore di una magistratura che tende sempre di più ad aumentare il proprio peso e ad essere ingerente nei processi a totale discapito per la tutela dei cittadini. Un provvedimento che contiene diversi colpi al diritto di difesa, e lo diremo, gli italiani che ci stanno ascoltando sentiranno la gravità di alcuni provvedimenti che contiene questa riforma. Nessun effetto preventivo e dissuasivo alla commissione dei reati. Un esempio per tutti, le modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato. Il nuovo giudizio abbreviato formulato da questa maggioranza diventa una rinuncia ad una serie di diritti di difesa. Per non parlare delle modifiche alle disposizioni generali delle impugnazioni, che prevedono che la maggior parte dei vizi che determinano l'ammissibilità siano rilevate dallo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare, senza alcuna garanzia di imparzialità. È come dire, vi è l'arbitro e l'arbitro fa il giocatore. Cioè chi ha giudicato, chi ha dato una sentenza, chi ha dato un provvedimento, ma quanto mai è immaginabile che possa ritornare sui suoi passi ed egli stesso è tenuto a giudicare se vi sono dei vizi di inammissibilità dell'impugnazione. A me sembra veramente una limitazione della possibilità di appellare, una limitazione che i cittadini e gli italiani hanno nel chiedere giustizia e sete di giustizia. È evidente che questo testo abbia una chiara attitudine alla prevaricazione del diritto di difesa, indebolendo, come ho detto, i cittadini imputati e rafforzando quella magistratura che il governo in ogni tanto tenta probabilmente di rincorrere e accontentare
probabilmente per farsi perdonare la legge sulla responsabilità civile. Ormai anche aumentare le pene è un modo per darsi una linea politica che non c'è, anche se dovrebbe essere noto a tutti, così come è stato assolutamente dimostrato, che all'aumento delle pene non corrisponde necessariamente una diminuzione dei reati. E mi appello anche al modo ultimo, la delega sulle intercettazioni. Finalmente il Governo sembrava avesse preso posizione su quello che il nostro gruppo da oltre 20 anni ne ha fatto e ne fa una battaglia di civiltà. Invece, ancora una volta, ci troviamo a non poter discutere di questo provvedimento. Si dà la delega al Governo. Abbiamo sentito il Ministro Orlando l'altro giorno, il quale ha detto che presso il suo Ministero ci sarà un gruppo di esterni per porre fine a queste illazioni su quello che sarà poi il testo definitivo delle intercettazioni. Io mi chiedo, Presidente, colleghi, come se non avessimo già avuto un bel po' di problemi dai tecnici o dai gruppi di esperti che si sono avvicendati in questi anni che ci sono stati imposti dal Governo. Nessuno dei provvedimenti finora adottati, men che meno quelli che la maggioranza si accinge oggi ad approvare, hanno ridotto di un solo giorno il tempo necessario per giungere a sentenza definitiva. La nostra posizione rispetto a queste formulazioni nebulose che alla fine non cambiano nulla è chiara. In tema di intercettazioni noi riteniamo, e lo abbiamo sempre detto, che è sicuramente un utile strumento d'indagine, però che deve riguardare esclusivamente gli indiziati di reati e mai persone non interessate alle indagini. Le intercettazioni rilevanti ai fini dell'azione penale vanno rese pubbliche solo in fase dibattimentale. Non vi è ragione alcuna perché siano pubblicate prima, anche perché una volta per tutte probabilmente bisogna prendere atto che non si può sacrificare sull'altare di una presunta libertà di stampa la dignità e a volte la vita stessa dei cittadini. Diversi provvedimenti, dicevo, hanno avuto la funzione di essere tampone, di fungere da occasione per poter porre rimedio al momento, ma mai nessuna riforma organica. Noi sappiamo bene quanto le intercettazioni siano importanti e quanto era importante il dibattito in aula per queste vicende, per questa questione. Perché è chiaro che non si può far passare per diritto all'informazione la pubblicazione di stralci di intercettazione avulsi dal contesto generale che hanno come unica conseguenza quella di porre all'agonia mediatica cittadini costituzionalmente innocenti fino al terzo grado di giudizio. Ed ecco perché tutti gli interventi normativi in maniera sul piano pratico non hanno sortito e non sortiscono gli effetti. Allora dobbiamo chiederci come bilanciare il diritto all'informazione con quello alla dignità delle persone, che io ritengo assolutamente prevalente. L'unico sistema è quello che il Parlamento fissi dei paletti precisi e prevedere sanzioni certe per chi questi paletti li ignori arbitrariamente. Non credo che il tavolo tecnico possa essere la giusta soluzione per affrontare questioni così rilevanti, ma è evidente che la scelta del Governo, coerentemente con un'impostazione generale che punta ad esautorare del tutto il ruolo delle Camere, è quella di evitare il confronto. E questo, caro Ministro, non sono illazioni, questi sono fatti. Ecco perché il gruppo di Forza Italia, sulla scorta ancora una volta dell'atteggiamento di questo Governo, che ha inteso strozzare il dibattito parlamentare su una riforma così importante,
non ponendo la fiducia come l'ha fatto in altri modi, si chiede e attira a sé una delega per fare un provvedimento che noi tutti non conosceremo, senza che vi è stata mai da parte nostra una condivisione su quello che deve essere una riforma così importante che interessa tutti gli italiani. Ed ecco per questo il gruppo di Forza Italia si asterrà nel votare questo provvedimento. Grazie. La ringrazio, deputato Chiarelli. Adesso chiede di intervenire il deputato Vittorio Ferraresi. Prego, ne ha facoltà. Presidente, innanzitutto vorrei ricordare in questa giornata la morte del giornalista Giancarlo Siani a nome di tutto il Movimento 5 Stelle. Ucciso dalla 'ndrangheta, Presidente, dalla Camorra. Presidente, colleghi, cittadini, stiamo affrontando il voto finale di una proposta di legge dal Governo dal titolo Modifica al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggior contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Beh, con un titolo così, chi non ci metterebbe la firma? Dopo la lettura del titolo però viene l'osservazione, ovvero il nostro compito, il nostro lavoro qui, dove i cittadini